Rinnovata la segreteria della CISL FP delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, a comporla saranno il segretario uscente Salvatore Parello, il segretario territoriale uscente Giovanni Luca Vancheri e Simonetta Franzone. Intanto la First CISL di Agrigento, Caltanissetta ed Enna andrà domani a congresso per rinnovare segreteria e direttivo. L'assemblea sarà aperta dalla relazione del segretario generale uscente Fabrizio Greco. Nasce la Commissione Salute e Benessere della Consulta Provinciale degli Studenti di Enna, nominato presidente Flavio Fiore dell'Istituto Don Bosco Maiorana di Troina. Tornano ad Enna i mercatini di Natale, l'appuntamento annuale con le imprese dell'artigianato organizzato dalla CNA. Saranno allestiti da domenica 19 a giovedì 23 dicembre alla Galleria Civica. Inaugurata a Barra Franca la nuova sede del Circolo di Cultura con la mostra personale di pittura realizzata dal docente e artista Lorenzo Maniscalco. Un sogno reso possibile grazie alla generosa visione della famiglia Gentile che ha donato al Circolo di Cultura l'immobile, ha dichiarato la presidente Edwige Terranova. La mostra d'arte rientra nel progetto dal titolo Al di là del rosa. I menhir di cerami nel contesto del megalitismo siciliano è il titolo della giornata di studi che si terrà domani a partire dalle 9.30 al Museo Archeologico Regionale Salinas di Palermo. Si farà il punto sulle scoperte e sulle prospettive di studio e di valorizzazione archeologica relative alle testimonianze megalitiche individuate a cerami alle pendici meridionali del Monte Mersi, da anni oggetto di ricerche da parte di archeologi e studiosi. Si intitola Di mummie, anime e cripte, archeologia della morte in Sicilia, l'incontro con l'antropologo Dario Piombino Mascali che si terrà sabato alle 17 al Museo Archeologico Regionale di Aidone. L'iniziativa rientra nel progetto Aidone che legge, a cura dell'assessorato al patrimonio culturale del comune. Il calendario della raccolta differenziata nella città di Enna prevede stasera il conferimento della plastica. Le utenze domestiche sono invitate a esporre sacchi o mastelli dalle ore 22 alle ore 6. Anche per le utenze non domestiche è prevista per domani mattina la raccolta della plastica, nel pomeriggio la raccolta di umido e cartone. Per tutti gli aggiornamenti collegatevi al nostro sito ennalive.it, per contattare la redazione scrivete a redazione@ennalive.it.